Lo scontro diretto del Tour si ha tutto il sapore di un match point per la Team Altamura, reduce da 18 risultati utili consecutivi e 3 vittorie di fila, avanti di 10 lunghezze proprio sul Martina II. I biancazzurri saranno l'ultimo grande ostacolo di un Tour de Force in cui la squadra di Giacomarro ha dovuto affrontare di seguito Gravina, Fidelis, Nardò, Casarano e Angri, ottenendo 3 vittorie e 2 pareggi, ma soprattutto senza subire gol. Un mese e mezzo fa il calendario veniva visto con un certo timore. L'Altamura ne è uscita più che rafforzata e il big match di domenica diventa di fatto la prova del 9 di un'intera stagione. Vincere significherebbe chiudere i giochi, aumentando almeno ad 11 il divario con l'inseguitrice e riducendo a 10 o anche meno i punti necessari per l'aritmetica promozione in Serie C. Vittoria che ovviamente non è scontata, un altro risultato frenerebbe la corsa quasi inarrestabile dei biancorossi, ma non cancellerebbe l'ampio vantaggio accumulato nell'ultimo mese. Al Tour sì, Giacomarro punterà sulle sue certezze, confermando il 3-4-3 misto a 3-5-2 con cui finora l'Altamura sta volando tra solidità e cinismo al momento giusto. Non ci sarà lo squalificato di Innocenzo, ma le frecce dovrebbero essere tutte a disposizione del tecnico. Calendario alla mano, la sfida contro il Martina sarà con tutta probabilità l'ultimo vero scontro diretto del campionato dei murgiani, fatta eccezione per il derby con il Matera del 5 maggio all'ultima giornata. Un ulteriore stimolo per i ragazzi di Giacomarro, continuare a macinare punti per trasformare la sentita sfida ai lucani in una festa ancor più grande.